Saremo veloci perché qui si muore del caldo e poi così beviamo qualcosa che ci rinfresca. Allora, siccome non è amplificato perché sennò rimbombava tutto, per prima cosa benvenuti, grazie della vostra partecipazione. Devo dire che dal mese di aprile la società ha iniziato un nuovo percorso per quanto riguarda la prima squadra, ma questo percorso si riallaccia a un programma che abbiamo consegnato al signor sindaco nel mese di settembre dell'anno scorso, chiedo conferma, al mese di settembre, allora, che praticamente parlava di un piano quinquennale per portare la nostra squadra a livelli di categoria superiore. Cosa si intende di livello superiore? Il nostro obiettivo è arrivare all'eccellenza. Costruire una squadra vuol dire avere persone motivate. Noi pensiamo, e con il grande lavoro che ha fatto anche il vicepresidente, pensiamo di aver costruito quest'anno una squadra che rappresenta giocatori che hanno sposato effettivamente il nostro programma. Perché? Perché non esiste società dove non c'è giocatore che non è pagato. Invece noi siamo riusciti, grazie a voi, ad avere una squadra importante che potrà sicuramente essere protagonista del futuro campionato, ma che potrà essere protagonista anche per il nostro futuro come programma di ampliamento e di categoria. Cosa abbiamo fatto? Per prima cosa... abbiamo fatto la scelta dell'allenatore, cosa non facile. L'allenatore è, diciamo, l'espressione della società, pertanto noi al signor allenatore, che poi andrò ad annunciare, abbiamo parlato chiaro, abbiamo detto che quest'anno dobbiamo avere un risultato importante. Certamente non possiamo pensare di non arrivare ai playoff, questo è poco ma sicuro. L'allenatore è anche l'espressione, no, della tenacia e della voglia che vogliamo dimostrare sul campo. Pertanto ha sposato in maniera totale, no, quello che effettivamente i soci e il direttivo ha deciso. Perché in questo momento di difficoltà diciamo interna della nostra città, dove voi avete saputo che c'è una società che si sta costruendo, questo FBC, tutte queste storie qua. Io come presidente ho rilasciato a chi di dovere che a me poco importa di quello che gli altri fanno. A me importa costruire una cosa che abbia delle radici forti e che abbia la forza di tenere queste radici quando ci sono giorni di burrasca. Pertanto, per costruire qualcosa che abbia delle radici forti, nasce tutto da un grosso bacino di ragazzi, che è la nostra scuola calcio a Salire, non agonistica, agonistica, juniores, prima squadra. Un'espressione forte della città di Saronno, un'espressione forte anche per quanto riguarda la regione Lombardia. Parliamo della prima squadra. La prima squadra è un'espressione di tutto il lavoro che la società fa. E pertanto voi siete il valore aggiunto della nostra società. Io personalmente ho parlato a uno con voi, ho espresso i miei desideri e la mia voglia di tifoso di poter rappresentare la città di Saronno grazie a voi. Pertanto dobbiamo rispondere con i fatti e non con le parole. Questo è quello che chiediamo alla prima squadra. Una prima squadra che è guidata da un direttore sportivo, dove dietro questo direttore sportivo ci sono due persone molto esperte. Uno fa il team manager, l'altro è un dirigente executive che conosco da molti anni, molto bravo, e Vito Bonsignori è quello che cercherà nell'ambito... Lino?
Lino, scusate, Lino Bonsignori, io lo chiamo Bons, perciò. Allora, Lino Bonsignori che cosa fa? È quello che cercherà, man mano noi proseguiremo nella nostra avventura del campionato, di fare la quadratura della squadra, cioè vedere effettivamente se ci sono delle carenze, vedere cosa si deve fare per essere una squadra perfetta. Questo è il lavoro che farà il signor Bonsignori, unito al lavoro importante del team manager Carlo Mantegazza e da Alberto Vanzulli, due persone che sanno di calcio, eh? Per una cosa importante, non abbiamo più a vedere, a che fare con quel discorso che sentivo sempre, che eravamo un po' oratoriani. Non siamo oratoriani per niente, tant'è che la società si avvalerà di un preparatore atletico che è Sergio Bernareggi. Di dietro a Sergio Bernareggi ci sarà un fisioterapista, un medico osteopata e un ortotraumatologo che guiderà i due altri dottori, che è il dottor Ambrogio Ceriani. Poi avremo una cosa importante, avremo anche una persona che seguirà tutta la parte della divulgazione, mi si dice dell'immagine della società. Pertanto un nostro socio del direttivo seguirà in maniera totale, no, la vita della prima squadra e di tutta la società. Avremo la fortuna di avere Piero da Saronno che filmerà le partite, no, della nostra squadra, e oggi il vicepresidente, che poi parlerà lui, ha imbastito una grande cosa molto bella con Sky, che andremo a sviluppare, che però sarà lui a parlare. Abbiamo detto dell'allenatore, l'allenatore è Gerardo Paolillo, che sarà coadiuvato come assistente al suo lavoro del signor Palumbo Stefano, il quale diciamo il nostro mister, come vi ho detto poc'anzi, ha ben chiaro cosa deve fare. A giocatori che hanno vissuto l'avventura l'anno scorso dirò: attenzione che quest'anno la società è una società, chi fa che cosa è importante. Il presidente e il vicepresidente saranno presenti verso i giocatori solo ed esclusivamente se il giocatore ha dei problemi personali, perché è importante far capire a voi, chi ha avuto l'esperienza l'anno scorso o chi ha avuto l'esperienza negli anni passati, che noi questa volta ci presentiamo come una società che vuole dimostrare cosa vuol dire essere dei professionisti. È importantissimo. Stiamo lavorando per un grande sponsor, cosa che il vicepresidente voleva tanto, e io mi sto ingegnando per questa cosa, perché se noi riusciremo ad avere questo grande sponsor, che comunque vi dico che stiamo già mettendo giù le basi, sarà, diciamo, la medaglia che voi riceverete per il vostro sacrificio che farete quest'anno nel campo e fuori campo. Abbiamo l'allenatore dei portieri, una persona che si è avvicinata alla società con uno grande spirito, perché vuole dimostrare quanto vale, e pertanto io dico ai signori portieri: avete una persona da rispettare, avete una persona che vi insegnerà come stare in porta, ma vi insegnerà anche a come vivere in una società che vuole dimostrare di essere professionista. Il signor Palumbo Gianluigi. Silvio. Perfetto. Signor Palumbo, sì. Ragazzi, come faccio a ricordare? Va bene, andiamo avanti, vuoi ne indovinarsi una? No, ma è registra lì. Poi abbiamo i dirigenti accompagnatori e i dirigenti che seguiranno e saranno i vostri, come si dice, tutor, che è Corrado Galeani e Roberto Losa. No? Ho indovinato, eh? Stavolta mi è andata bene. Ecco, loro saranno i vostri angeli custodi, eh?
non si muove foglia se loro chiaramente non vogliono, eh? Questo è il parterre. Ricordatevi una cosa, quest'anno io e il vicepresidente ci giochiamo tutto, non possiamo scherzare, anche perché le pressioni esterne sono altissime. Siamo gente tranquilla, siamo gente posata, sappiamo cosa dobbiamo fare, però noi ci giochiamo la faccia, perché quando tu stai facendo una conferenza stampa davanti ai giornalisti, che ringrazio della loro presenza, perché senza di loro noi non potremmo certamente divulgare quello che siamo e quello che faremo, io vi dico questo, giochiamoci insieme questa partita, perché vorrei con voi veramente arrivare a quella categoria che ci siamo prefissati, promozioni ed eccellenza. Noi potevamo già avere questa, e adesso comincio a dirlo ufficialmente, noi potevamo già avere la promozione esattamente il giorno 21 giugno, ma per motivi che non sto a raccontare, perché sennò entrerei nel pettegolezzo generale di un paese, siamo stati bloccati. Sennò il nostro vicepresidente aveva già firmato la categoria e voi eravate i protagonisti di questa categoria. Proseguiamo, vedremo che cosa fare l'anno prossimo. Ok? Questo è importante. Io con questo concludo, voglio dire che abbiamo anche la presenza di Giorgio Nocera, che è l'uomo che rappresenta la società nell'ambito del comune di Saronno. Giorgio Nocera, nel momento in cui ci sono problemi con il sindaco, la giunta o chi per esso, è il nostro socio che ha in mano la situazione, cioè praticamente le parole che Giorgio Nocera dirà in comune sono le parole della società. Giorgio Nocera ha sposato anche in maniera forte il lavoro sociale, nel senso che ha abbinato la prima squadra anche a persone che potranno venire dentro nella società ad aiutare la società, perché magari bisognosi di qualcosa. Pertanto segue anche questa parte, importantissima, perché a 360 gradi dobbiamo essere presenti nel mondo dello sport per tutti. Tant'è che anche i nostri bambini, no, non faranno solo calcio quest'anno, ma ci saranno altri giochi come tiro dell'arco, che sempre gestiti dai propri allenatori, ma proprio per far vedere che il ludico è importante. Allora, ecco l'angelo custode che vi dicevo, è di qua, Corrado? Di qua. No, qua. Corrado, per favore. Ok, con questo finisco, ci vediamo il giorno, che giorno? Allora, inizia la preparazione il giorno 19, vi porto i saluti di Bonsignori, dicendo che lui è molto entusiasta di essere entrato a far parte della società Saronno Robur, perché con lui farò quello che lui ha fatto a Turate. A Turate il signor Bonsignori ha portato dei ragazzi in Serie D. Pertanto Bonsignori inizierà con noi questa avventura. Vi porto i saluti di Sergio Bernareggi e con questo veramente concludo e passo il microfono al nostro vicepresidente, che sicuramente ne ha da dire. Prego. Buonasera, penso che mi conoscete tutti, sono Pilato Antonio, vicepresidente della Saronno Robur. Allora, tutto quello che ha detto Mario ha già detto fin troppo, voglio dire, anche perché c'è poco da aggiungere a quello che ha detto il presidente. Allora, il progetto Sky ne abbiamo solo parlato oggi, quindi non abbiamo niente da poter dire in più di quello che è stata una proposta che sono venuti a farci per seguire tutte le nostre partite e allenamenti
dai campi. Loro vorrebbero fare su tutti e tre i campi che abbiamo, non solo per la prima squadra, ma per tutte le categorie che noi abbiamo. Poi si potrebbero vedere su internet, logicamente è una, ci sarà da fare un abbonamento per poterlo vedere per tutti, e non solo qui a Saronno, ma in tutta Italia e nel mondo si possono vedere. Però è un progetto, quindi non, ci stiamo valutando sopra e vediamo un attimino com'è. Per quanto riguarda invece voi, allora ci siamo sentiti quando abbiamo fatto la prima presentazione, c'era molto scetticismo nella, nella presentazione che abbiamo fatto l'altra volta, e purtroppo avevo un po' di... mi ero sfiduciato in voi. Poi invece nel tempo ho visto che comunque abbiamo cominciato un attimino a ricredere in tutti voi, quindi fa caldo adesso, quindi... E niente, noi, quello che ha detto Mario è vero, io ho provato a portare una promozione qui, è quella del Cistellum, no? Del Cistellum, ho provato a portarla, ma non era il 21, ma il 20 pomeriggio delle 4, in pratica l'avevano ceduta all'Angera. Non diciamo i motivi, però noi abbiamo fatto un'offerta molto più alta, e però è stata ceduta all'Angera per altri motivi. E non spieghiamo il perché. Probabilmente c'era già qualcosa che volevano portare differente a noi qui a Saronno, no? Però non ce l'hanno fatta a portarla. Il prossimo anno vogliamo veramente portare una categoria importante qui, anche se non riusciamo a fare qualcosa con la nostra prima squadra. Perché la promozione o l'eccellenza, quello che ha detto Mario, è vero, è alla nostra portata. Poi si studierà bene come farla. E niente, io l'unica cosa che posso dire, cerchiamo di mettercela tutta e riuscire a portare almeno un titolo importante noi qui, così facciamo far credere al comune e a tutti quanti i cittadini di Saronno che comunque la Saronno Robur, che potrebbe diventare qualcos'altro, ci crede in questo progetto del comune e dello stadio. Quindi, siccome dovremmo avere a firmare tra un po', Mario, confermano la convenzione fino al 2016, sì. Anzi Giorgio è più... ecco. Quindi per noi fare una convenzione fino al 2016, il comunale è importante, vuol dire che da qua fino al 2016 nessuno ci porta via, ci manda via. E portare una categoria importante vuol dire far ricrescere Saronno a livello calcistico. Quindi, detto questo, vi faccio solo i migliori auguri. Buone vacanze, quando ci ritorneremo il 19, con un entusiasmo sicuramente, magari un po' meglio di adesso, entusiasmo migliore, e cerchiamo di crederci in quello che vogliamo fare. Grazie. Buone vacanze a tutti voi! Bene, prima... prima di passare la, il microfono al, al mister, al nostro allenatore, vado ad annunciare la rosa del FBC Saronno, della nostra squadra, che è veramente importante per noi, perché presumo che abbiamo fatto un bel lavoro ad aver costruito la presenza vostra di stasera. Pertanto inizio con Camporeale Francesco, benvenuto. Alessio Marano, grazie, benvenuto. Carriero Francesco, grazie, benvenuto. Galleani Nicolò, grazie e benvenuto. Marzullo Nicola, grazie e benvenuto. Monti Egdar Luigi, grazie e benvenuto. Rimoldi Luca, grazie e benvenuto. Ferrario Francesco è assente. Montan Francesco è assente. Timpanaro Matteo, grazie e benvenuto. Caprera Luca, grazie e benvenuto. Quarti Mattia, grazie e benvenuto.
Brunelli Giorgio, grazie e benvenuto. Re Dionigi Dario, grazie e benvenuto. Maranzano Marco, grazie, è mio pupillo, lo conosco, aveva 2 anni, va bene. Luigi Evangelista, grazie e benvenuto. Borgatti Giaele non ce l'ha fatta per motivi di lavoro, ma ha mandato il messaggio adesso. Rececconi Michelangelo, grazie e benvenuto. Di Stefano William, grazie e benvenuto. Filippo Borsellino, grazie e benvenuto. Caruso Luca, grazie e benvenuto. Perini Stefano, grazie e benvenuto. Poi avrei Losa Giorgio, grazie e benvenuto. Petrarca Mattia è assente. E qui, se dimentico qualcuno, ditemelo. Esatto, scusami perché ti ho messo di qua che te l'ho fatto stare. Marco Corradini, grazie e benvenuto. Pertanto una rosa chi è che manca? Carlo, io giusto mi sono permesso di non nominarlo perché con lui abbiamo una, diciamo così, un momento di attesa e speriamo che possa dire anche a Carlo giusto grazie e benvenuto. Grazie e benvenuto. Bene, questa è la rosa, gli assenti sono giustificati, pertanto passo il microfono al nostro mister Paolillo Gerardo. Ok. Buonasera, vi ripeto, ringrazio ancora il Presidente e il Vicepresidente per l'incarico datomi. Io ho poche parole da dire, si comincia al 19, due o tre cose dico solamente, rispetto all'educazione e tanto lavoro. Ci aspetta tanto, ma tanto, tanto lavoro e voi sapete che questo girone qua quest'anno sarà duro. E speriamo di non deludere le aspettative e quello che il Presidente e il Vice ci chiede. È chiaro che bisogna tenere i piedi per terra, sempre il campo quello che decide, però dipende tutto da noi. Il risultato finale è solo, dipende tutto da noi. Quindi se noi lo vogliamo, ci crediamo, bene. E se non ci crediamo non possiamo ottenere nessun risultato. Un'altra cosa, io ho preparato una preparazione per voi, chi la vuol fare, è soltanto qualcosa di fondo, così non siete impreparati, e basta, io ho finito. Poi dopo parlerò con voi, quando comincerà la preparazione, uno per uno, voglio capire tutto quello che c'è da capire per poter partire l'8 settembre. Basta, ho finito.